divenuta ambasciatrice italiana nell'ambito della regione toscana di Epale, in seguito a un concorso che è stato bandito dalla nostra agenzia nazionale Indire Erasmus Plus, anche grazie alla mia lunga attività di ideatrice, organizzatrice di progetti europei nell'ambito sia del programma Socrates che del programma Lifelong Learning che del programma Ultimo Erasmus Plus. L'attualità per quanto riguarda la formazione e istruzione degli adulti in Italia scaturisce dalla legge 92 del 92, detta legge Fornero, sull'apprendimento permanente. Sono stati istituiti i cosiddetti CPA, cioè Centri Periferici di Informazione e Educazione per gli Adulti, che si occuperanno di formazione ed educazione di primo livello per la scuola dell'obbligo, formazione di secondo livello e formazione professionale. Si accompagneranno alle numerose associazioni e istituzioni che in Italia si occupano di formazione degli adulti, non ultime le università libere, università per adulti, che però si occupano prevalentemente di adulti anziani. Posso raccontarvi di un incontro direi particolare che ho avuto nella mia attività di ambasciatrice Pale, quando ho presentato all'Expo di Milano del 2015 un progetto europeo riguardante soprattutto l'educazione in carcere, di cui mi occupo prevalentemente, che è stato molto emozionante di fronte a un grosso pubblico e soprattutto nella giornata in cui erano presenti all'Expo a Milano il nostro presidente Matteo Renzi, nonché la presidente della Germania, Angela Merkel. Quindi è stato un incontro fortuito ma molto interessante. Ho avuto un momento di gloria. Faisons grandir l'éducation des adultes en Europe avec Epale.